Anche Senise e lo splendido complesso della chiesa di San Francesco si sono colorati di blu, colore simbolo della giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo, indetta dall'ONU nel 2007. Il comune Sinnico ha ospitato un evento, immaginato e organizzato come un contenitore, in cui, con modalità differenti, è stata fatta opera di sensibilizzazione e soprattutto di informazione sul tema. L'iniziativa è stata promossa e organizzata dall'Associazione di Famiglie con Persone Autistiche, la ALA ONLUS. Esperti, operatori del settore e rappresentanti istituzionali hanno dato così il loro contributo per meglio conoscere la realtà di una condizione di disabilità che in Italia, in Basilicata, cresce in maniera notevole. In Italia però non esistono dati certi sul numero delle persone affette da autismo e questo vuol dire che siamo ancora molto lontani da una vera consapevolezza sul tema. Per questo tutti insieme, a cominciare dalle famiglie, ma unitamente alla scuola, alle istituzioni, agli operatori sanitari, alle associazioni, si deve porre l'attenzione sul problema. Presenti all'incontro, tra gli altri, la presidente dell'associazione, Zaira Giuliano, la neuropsichiatra infantile, Caterina Lattarulo, il presidente della quarta commissione regionale di Basilicata, Luigi Bradascio, per la legge che la regione Basilicata si accinge a varare in merito agli interventi sulle persone autistiche, il presidente della fondazione Stella Maris Mediterranea, Mario Marra. Presenti anche il sindaco di Senise, Giuseppe Castronuovo, e la consigliera comunale Filomena Mendolara, che ha curato il progetto nell'ambito del quale viene inserita la manifestazione. All'evento ha partecipato anche il presidente della regione Basilicata, Marcello Pittella. Ruolo centrale hanno avuto naturalmente gli istituti scolastici di Senise, presso i quali sono stati realizzati laboratori di inclusione a cui hanno partecipato ragazzi e bambini con autismo e con altre disabilità. Protagonisti dell'evento sono stati gli studenti che hanno preso parte ai laboratori e la magnifica musica della band dell'Istituto Sinisgalli.